tribunale di Varsi, faccio l'appello. Ilariuzzi Giovanni, presente. Pietro Costa, presente. Sidio Di Marco, presente. Armini Massimo, presente. Zanetti Michela, presente. Furgoni Manuela, presente. Civetta Radia, presente. De Campo Di Marco, presente. Peracchi Angelo, presente. Belloni Michele, presente. Maccarini Sergio, presente. Tutti. Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta. Era la seduta del 30 luglio 2024. C'erano 5 punti dell'ordine del giorno. Avevamo la deliberazione relativa alla lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta del 19/6/2024, approvata a voti unanimi favorevoli. Avevamo la deliberazione relativa all'assestamento generale e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio 2024-2026, articolo 175,8 e articolo 193 del decreto legislativo 267-2000, approvazione, voti favorevoli 11 e nessun contrario, nessun assente e nessun astenuto. Poi avevamo la delibera relativa alla presentazione del documento unico di programmazione semplificato DUPS 2025-2027 che non si votava. Avevamo poi il punto 4, l'esercizio della facoltà prevista con riferimento al bilancio consolidato del vigente comma comma 3 dell'articolo 233 bis del 2 anno 2024, approvata a voti favorevoli 11. E poi avevamo la delibera numero 5, il punto numero 5, modifica del regolamento per l'istituzione attestato San Pietro. Qui non so però se era stato votato. Sì. No, non c'era questo. Quasi. La modifica del regolamento. Era una volta prima. Prova a controllare quello che ha. È un brogliato. È un refuso di ieri quando stavano facendo le delibere. E poi abbiamo le comunicazioni interpellanze che non si vedono. Se ci sono interventi, altrimenti le mettiamo ai voti. Chi è favorevole? All'unanimità. Contrario 0, assenuti 0. Qui non c'è immediata esecutività e quindi andiamo avanti. Punto numero 2, documento unico di programmazione semplificato DUP 2025-2026 approvazione. Sindaco. Ma poco. Sì. Allora, da tanto che questo ente, avendo una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, è tenuto alla predisposizione del DUP semplificato secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile dell'articolo 4/1. Atteso che, con riferimento dell'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 del DUP semplificato, deve definire gli indirizzi generali in relazione alle entrate con particolare riferimento, alle spese con particolare riferimento, al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generale del bilancio, ai principali obiettivi delle missioni attivate. Alla gestione del patrimonio, agli obiettivi del gruppo di amministrazione pubblica, ad altri eventuali strumenti di programmazione, preso atto che si considerano approvati in quanto contenuti del DUM senza necessità di ulteriori delegazioni e seguenti documenti: programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, piano delle alienazioni, valorizzazioni immobiliari, di cui l'articolo 58 della legge del 25 giugno 2008,
programma triennale fornitura servizi, piano triennale del fabbisogno di personale, altri documenti di programmazione. Richiamate la deliberazione di giunta comunale numero 35 del 26/07/2024, avete per oggetto documento unico di programmazione semplificato BUNS, periodo 2025-2027, approvazione. Il LUP è stato presentato nell'ultimo consiglio di amministrazione del 30/07/2024. C'è qualche dubbio? No, io devo dire che i dubbi non ci sono, non è una conferma, che vedo che c'è una conferma per quanto riguarda, non ci sono debiti, una conferma, debiti fuori bilancio riconosciuti, sono stati rispettati i vincoli della finanza pubblica. L'ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e sì, di grosse cose diciamo. Ecco, io volevo un attimino, perché vedo che si parla tra le tante cose di naturalmente era un problema che c'era anche in passato, che è quello del personale, la carenza di personale, che il comune purtroppo per una serie di motivi abbiamo assunto delle persone, poi si sono licenziate. Io credo che sia opportuno, secondo me, che per il futuro intanto venga informata tutta la cittadinanza, come noi avevamo fatto per quanto riguardava l'assunzione della Cinzia Zanetti. Avevamo messo sul sito del comune che si cercava una persona residente a Varsi e disoccupata. Credo che sia, secondo me, una mia proposta, quella da divulgare alla popolazione di Varsi che si sta cercando, non so, un geometra, un'impiegata, mettendola sulle cose e poi vedere chi è che si presenta, perché ci si rivolge di solito ai disoccupati e ai residenti a Varsi, in modo da incentivare l'occupazione e da poter garantire anche, perché poi abbiamo visto negli anni che purtroppo chi viene qua non è di Varsi e poi appena può se ne va, ecco. Questa qui è la mia proposta, ecco, poi è stata fatta, ecco, con gli strumenti adeguati che per una modifica ci permettono di fare questo. Quindi, altre? Diamo i voti? Sì. Favorevoli? Noi siamo contrari, non avendo partecipato, i tre. Astenuti, contrari, tre, giusto? Sì, sì. Astenuti o contrari? Contrari. Abbiamo ratifica delibera di giunta comunale numero 38 del 29/2024 l'oggetto variazione dell'urgenza bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Sì, in sostanza abbiamo fatto una variazione di bilancio diciamo urgente per quanto riguarda i bilanci elettorali di novembre. Esatto. Per avere una copertura per fare tutto ciò che serve per fare le elezioni. Dubbi? Domande? No, giustamente. Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Scusate, mi sono scordato una cosa prima. L'immediata esecutività anche del DUP. Perché c'è anche. Siete favorevoli o contrari? Siamo favorevoli. Favorevoli, tutti favorevoli. Sì. E anche in questo caso l'immediata esecutività siete tutti favorevoli, no? Ok, numero 4 è seconda variazione del bilancio di previsione 2023-2025 in termini di competenze di cassa ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 267/2000. Di bilancio, quarto punto dell'ordine del giorno. Allora, nella variazione è stata utilizzata parte di questa disponibilità dell'avanzo di amministrazione 2023 per far fronte alla spesa sopravvenuta in campo sociale. Sono stati quindi prelevati €60.000 dall'avanzo di bilancio, inseriti nel capitolo di spesa 55.80 per quota ASP servizi socio-assistenziali. Sostanzialmente da giugno arrivare ad oggi, arrivare a fine anno, dobbiamo coprire delle spese che
gli anni precedenti a livello socioassistenziale non abbiamo mai dovuto affrontare. Poi è stato adeguato il capitolo di entrata 715 provenienti da utili di partecipazione gasdotto per maggiore entrate. Sostanzialmente ci danno delle quote che sono sostanzialmente delle royalty sugli impianti del gas. Era stato previsto una quota, una cifra, è che ce ne hanno dato qualcosa in più, quindi abbiamo dovuto adeguare quello che è il capitolo. È stato eliminato, purtroppo, lo stanziamento in entrata e in uscita inerente al bando piccoli comuni che avevamo partecipato nel 2023, dato atto che la domanda presentata non è stata accolta. Quello della piazza? Sì. Quindi avevamo messo a bilancio di previsione di avere 700.000 euro, ma purtroppo non ce li danno, quindi sostanzialmente facciamo l'entrata uscita, 700 sono entrati, li cancelliamo. Purtroppo mi dispiace, ma cercheremo di partecipare a qualche altro vado. Poi sono stati creati due capitoli di spesa inerenti a interventi in campo sociale sempre e per la gestione della biblioteca per permettere a codesta amministrazione di dar seguito alle linee programmatiche di mandato presentate all'insediamento. Sostanzialmente non sono stati utilizzati i soldi dell'avanzo, ma sono stati fatti degli spostamenti all'interno dei vari capitoli per recuperare queste quote. Quindi questa è quanto è la seconda variazione di bilancio che abbiamo fatto per la nostra amministrazione. No, devo dire che sono molto dispiaciuto, anche perché quel finanziamento lì sarebbe stato un finanziamento molto importante per il Comune di Varzo, anche perché ci avrebbe permesso, a mio avviso, di, nonostante fosse forse il terzo o quarto intervento che si faceva in quella piazza lì, un po' sfortunata, però forse questa qui era la volta decisiva che si poteva sistemare un po' meglio. E poi c'era la possibilità anche con quei soldi lì, almeno da quello che mi era stato detto, di fare qualcos'altro anche qua dietro dove c'è il torrione, il famoso torrione, che diciamo era il vecchio torrione del campanile di una volta, del castello. Ecco, sinceramente mi spiace molto, anche perché anch'io ci contavo, anche perché l'abbiamo fatto insieme al comune di Bardi, di Cerfardi, Bedogna, Varsi e Tornolo, tutti e quattro comuni, perciò si sperava, visto che il progetto era bello, poi c'era stato anche un po' l'aiuto delle belle arti, perciò insomma, niente, purtroppo succede come succede in tanti comuni, perché a volte la gente si domanda, fa le domande, ma fare le domande non è semplice, perché poi non è che arriva solo il progetto di Varsi, arrivano migliaia e migliaia di progetti, viene fatto un elenco, vengono presi, si comincia i migliori e si va avanti con i migliori, ecco, naturale, perché più il progetto è fatto bene, però il nostro devo dire che era un bel progetto iniziale di massima, che e poi oltretutto coinvolgeva altri comuni, che noi siamo anche purtroppo delle aree disagiate, e vabbè, niente, prendiamo atto che sarà per la prossima volta. Allora, dimmi qualcosa anche io su questa cosa qua, anche l'amministrazione attuale è veramente dispiaciuta, anche purtroppo non ci è stata data questa possibilità, ma nulla è perduto, nel senso che comunque i soldi investiti in progettazione, noi crediamo che siano sempre soldi investiti molto, molto bene, quindi il progetto c'è, aspetteremo un altro treno che passa, proviamo a salirci sopra e vediamo cosa succede. Quindi il lavoro fatto dagli architetti che si sono impegnati per farci questa cosa qua non è perduto, perché rimane lì e è pronto per essere presentato in un altro finanziamento. Anche perché, scusami, la fase di progettazione va retribuita, ci sono degli esperti, degli architetti, degli ingegneri che per progettare degli interventi hanno bisogno di retribuzione, poi a volte succede che i bandi si perdono, ma si può reinvestire ulteriormente in progettazione per portarne avanti altri, quindi non sono soldi persi. L'unica cosa che magari va aggiornata è il piano economico, magari se da un anno all'altro può cambiare, perché comunque i costi sono sempre maggiori. Con grande dispiacere, mettiamo ai voti.
Favorevole. Favorevole, all'unanimità. Immediata esecutività, favorevole, all'unanimità. Benissimo. Comunicazioni di interpellanza. Allora. Scusate se qua un attimo le metto in fila perché ne abbiamo veramente tante. Allora, rispondere a numero 4 interpellanze che naturalmente non si vede niente, pazienza. Allora, confermo, quando ero lì anch'io non ci vedo, non si vede niente, non si vede niente, non a modificare l'impianto elettrico di questa, ci vuole qualcosa, ci vuole la lampada. Allora, parto. Spettabile gruppo consigliare insieme per Varso. Oggetto interpellanza protocollo numero 5435 del 16.08.2024. Risposta. In merito all'interpellanza in oggetto pervenuta agli uffici comunali si comunica quanto segue. La realizzazione del terzo lotto non si esclude dagli obiettivi da conseguire da codesta amministrazione, ma ad oggi, in assenza di opportuna copertura finanziaria di valore rilevante per il nostro bilancio, non è possibile stabilire un cronoprogramma attuativo. Questa qua è riferita alla interpellanza sulla cosa intendiamo fare sul terzo lotto della caserma dei Carabinieri. Se vuole però che le leggo prima quello che ha chiesto, poi se rispondiamo. Ma forse sarebbe comunque meglio. Okay. Sarebbe meglio leggere prima la mia. Va bene, la mia non l'abbiamo mai fatto, ma lo facciamo. No, io lo so come fare. No. Comunque va bene. Allora, sono soddisfatto della risposta. Sono soddisfatto della risposta. Grazie. Allora, leggiamo l'interpellanza riferita a consegnata il 18 settembre, poi mi hanno spiegato la motivazione, è stata riprotocollata il 20 settembre. Sì. Non so se lo vuole spiegare lei, la motivazione. È perché non l'avevo firmata. Ah, ok. Perfetto. Allora. Al signor sindaco del comune di Varsi, Giovanni Verlizzi, interpellanza euro 50.000 in carico professionale e consulenze. Sottoscritto consigliere comunale Angelo Peracchi, chiedo chiarimenti in merito al capitolo di spesa numero 11.88.74 per un importo di euro 50.000 e più precisamente di atti di affidamento dei servizi di assistenza contabile. Copia degli atti di incarico di consulenza contabile, tutto quanto relativo agli incarichi professionali. Richieste fatte anche durante il mio incarico di sindaco agli uffici preposti non mi era stato risposto. Fiducioso di una risposta scritta delle relative documentazioni nel prossimo consiglio comunale. Noi rispondiamo. Oggetto interpellanza, protocollo numero 6066 del 20.09.2024, risposta. In merito all'interpellanza in oggetto pervenuta presso gli uffici comunali, si comunica che il capitolo di spesa citato 11.88.74 non risulta presente nel bilancio di previsione 24-26 del comune di Varsi. Probabilmente, per mero errore materiale, si voleva citare il capitolo di spesa 11.874. Oggetto di una precedente interpellanza, che quindi ce l'abbiamo qua, forse voleva letta prima quella, comunque oggetto di precedente interpellanza protocollata numero 5637 il 31.08.2024, la quale si è già risposto in precedenza. Il capitolo del quo è un capitolo riguardante investimenti utilizzati peraltro per studi, progettazione a fine di poter partecipare a bandi ed ottenere fondi per investimenti. Non ha nulla a che fare con capitoli di spesa per affidamento di servizi di assistenza contabile che rientrano tra le spese correnti. Quindi
sostanzialmente non sono incarichi. Non sono stati dati incarichi? No, non ci sono corsi incarichi, anzi, attualmente nel comune di Vasto vi è una responsabile dell'area finanziaria che tu conosci esattamente, che svolge regolarmente l'attività ordinaria della ragioneria. Pertanto gli affidamenti citati sono di entità esigua rispetto agli anni precedenti. Quindi abbiamo, da quando è stata assunta la Barbara Rossetti, limitato questi incarichi che citavi tu. Ma allora ci sono gli incarichi? Ci sono gli incarichi. Ci sono ancora. Io parlavo di quelli, volevo vedere quali erano gli incarichi, se c'erano dei contratti, ecco, forse no, faremo vedere quello che manca. Comunque, fondamentalmente, i soldi 50.000 euro che abbiamo spostato in avanzo, come abbiamo fatto negli altri anni, vengono utilizzati per dare incarichi, come per esempio il progetto che abbiamo fatto fare all'epoca per la piazza, o come abbiamo fatto per i cimiteri, per la ristrutturazione dei cimiteri, come abbiamo fatto per tante altre cose che sono state fatte. Che non è detto che non è che si spendono 50.000 euro, se vuoi scrivere che vuole. Sì, io chiedevo la documentazione, perché io ho chiesto incarichi professionali, professionali in corso. Tipo Alley, tipo queste cose qua, giusto? Sì, oltre a quelli, no, quelli lì so che ci sono. Io chiedevo se ci sono degli altri incarichi. Allora, a differenza di quelli che c'erano prima di te, non ce ne sono. Allora basta, è già finita, se non è finita che non ce n'è. Per me va bene così. Sono soddisfatto perché il sindaco mi dice che non ce ne sono di altri incarichi, va bene. Che io sappia, non sono però per certezza, che io sappia, non sono stati dati, anche perché comunque sono incarichi che non dà il sindaco, ma sono gli uffici competenti che decidono di affidare la carta. Però devi essere informato, credo, il sindaco sempre. Provo con questo, scusate, ma ce ne sono talmente tanti che faccio veramente praticamente uno l'altro. Allora, Varsi 29 agosto 2024, al signor sindaco del comune di Varsi Giovanni Narliuzzi, il sottoscritto Angelo Peracchi, capogruppo del gruppo consigliare Insieme per Varsi, chiede chiarimenti e risposte scritte in merito ai seguenti capitoli. 11.90 aumento assicurazione di euro 20.930, numero capitolo 40.70 diminuzione di manutenzione rete comunale per euro 20.930, numero 11.874 incarichi professionali per progettazione e consulenze euro 50.000. fiducioso nella risposta, questi qua i 50.000 sempre la mia domanda dell'area di interguidanza. Fiducioso nella risposta nel prossimo consiglio. Rispettabile gruppo consigliare Insieme per Varsi, presente interpellanza numero 5637 del 31.08.2024, risposta. In merito all'interpellanza in oggetto, pervenuta presso gli uffici comunali, si comunica quanto segue. I capitoli 11.90, 40.70 e 11.874 sono stati oggetto di variazione al bilancio di previsione 24-26, approvata all'unanimità dei voti, maggioranza e minoranza, con delibera di consiglio comunale numero 23 del 30.07.2024, con oggetto assestamento generale salvaguardia dell'equilibrio di bilancio 2024-2026. Articolo 175,8, articolo 193 della legge numero 267/2000, approvazione. Per il capitolo di spesa 11.90, sostanzialmente sono stati spostati 20.993 meno 20.993, sostanzialmente. È stato aumentato lo stanziamento iniziale e tale aumento è dovuto al rinnovo delle polizze assicurative, no? In essere si evidenzia che rispetto agli anni precedenti la spesa non ha subito aumenti rilevanti, no? Li abbiamo utilizzati per le assicurazioni. Si dice non ha subito aumenti rilevanti, ma un po' di aumento dell'annualità c'è stato, perché l'acquisto della terra che abbiamo fatto è stata assicurata, ed è stata assicurata siccome viene lasciata di notte,
delle strade nostre, delle frazioni, è stata superata anche sul forte incendio, atti vandalici e calamità naturali. Quindi, di conseguenza, la vecchia terra non aveva questo tipo di assicurazione, questa differenza che è abbastanza sostanziale, se non ricordo male circa 5.000 euro anni, ma servono per questa cosa. Per il capitolo di spesa 11.874, incarichi professionali per presentazioni o consulenza, forse magari questa cosa vi ha ovviato un po', dato che il capitolo c'è scritto o consulenza, per la realizzazione di investimenti finanziati d'avanzo. Come previsto nell'articolo 187, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertata ai sensi dell'articolo 186 e qualificata ai sensi del comma 1, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per il finanziamento di spese e di investimento. Codesta amministrazione ha ritenuto di destinare euro 50.000 la quota libera dell'avanzo di amministrazione per incarichi di progettazione o consulenza per la realizzazione di investimenti finanziati da avanzo. Grazie. Soddisfatto, sicuramente è stato chiarito. Quello dell'assicurazione? Anche perché era stato messo in previsione di bilancio una quota uguale identica all'anno precedente, ma avendo aumentato. Allora, passiamo. Al signor sindaco del comune di Varsi, Giovanni Larruzzi, interpellanza prezzi carburante distributore di Varsi, il sottoscritto consigliere comunale Angelo Peracchi chiede chiarimenti, sollecitato da numerosi cittadini che vedono i prezzi di vendita sempre uguali mentre in passato cambiavano con una certa frequenza. In merito ai prezzi del carburante applicati nel distributore del comune di Varsi e coppia chiedo coppia delle fatture relative alla fornitura di carburante da maggio 2024 ad oggi. Nostra risposta. Spettabile con un gruppo consigliare insieme per Varsi, oggetto interpellanza protocollo numero 6067 del 20.09.2024. Risposta. In merito all'interpellanza in oggetto pervenuta presso gli uffici comunali, si comunica che il comune di Varsi, un distributore di carburante, si occupa della gestione dello stesso. Tra le attività svolte vi è quella dell'acquisto e della rivendita del carburante attraverso l'impostazione dei prezzi derivanti dal costo del carburante. Sostanzialmente, in base a quello che lo paghiamo, poi dopo poi dobbiamo venderlo. Prezzi di vendita da gennaio ad oggi hanno subito modifiche come da elenco sottostante preso dal gestionale del distributore. Questi sono i vari prezzi dei vari mesi. Dunque, questo qua noi l'abbiamo fatto, l'ho voluto fare da gennaio io, invece che da maggio. Le fatture da maggio, però la variazione dei prezzi da gennaio. E dopo poi c'è tutta la tabella. Dall'elenco sopra citato si evince che il cambio dei prezzi non segue una regolarità costante. Vi sono mesi dove il prezzo applicato è rimasto invariato. Quindi la tabella non ci si vede veramente niente. Allora, a gennaio leggo quello del diesel e della benzina, ma alla fine il contesto è quello. Gennaio e febbraio aveva un costo di 1839 sia per il mese di gennaio che per il mese di febbraio. Il mese di marzo è stato cambiato il prezzo a 1849. Dal mese di aprile è rimasto a 1909, maggio 1909, giugno 1909, luglio 1909, agosto 1909, settembre fino al 16.09.2024 era 1909. Il giorno 17 è stato cambiato a 1844. Quindi si evince che cosa? Che non venivano cambiati così, ogni quel volta arriva la fattura. Si sostiene inoltre, per evitare i fraintendimenti, che il prezzo del carburante nel mese di settembre è stato cambiato in data 17.09.2024 alle ore 12.39 e che l'interpellante presentata dal gruppo consigliare Cine Pervaso
è stata protocollata il giorno 18. Pertanto il prezzo era già stato variato. Allegate ci sono le fatture da maggio a settembre e qua si ritrovano tutti gli specchietti scaricati dal gestionale di porto. Non sono soddisfatto. La motivazione? Non devo motivarlo, non sono soddisfatto, lo motiverò, lo motivo nelle sedi opportune, ma non sono soddisfatto. Grazie. Segretario, chiedo che venga rispettato il regolamento, siccome mi si leggono le interpellanze, io sono soddisfatto o non soddisfatto, per me è finita lì, non sono soddisfatto, dopodiché faccio la mia parte politica, ecco, i signori non mi devono insegnare niente, anche perché non ho niente da imparare da loro, ecco, scusate, come così. Molto bene, bene. Ecco. La sede in modi opportuni, proprio. Ho una comunicazione io da fare, un po' perché non ci viene, perché è un po' lunga, ma considerate, insomma, sono passati qualche mese dal nostro insediamento, ci tenevo a leggere queste due righe qua. Cari concittadini, a nome mio e del mio consiglio voglio leggere questa comunicazione. Da pochi mesi con il vostro sindaco, un ruolo importante che intendo portare avanti con tanto spirito di servizio e di altrettanta umiltà. Mi hanno insegnato che la politica vive così. E se un giorno dovessi cambiare punto di vista, vorrà dire che è giunto il momento di andarne. Un'esperienza che ha un valore umano e culturale immenso, anche se l'impegno è davvero molto grande. I problemi sono tanti e tutto diventa importante e decisivo, dalla scuola ai lavori pubblici, alla viabilità e alle emergenze, dalla pulizia del paese all'illuminazione pubblica e ai centri sportivi. Sono convinto che con il vostro aiuto e con quello della nuova amministrazione, formata da persone capaci, fortemente motivate, che hanno già dimostrato impegno, competenza e presenza assidua, riuscirò a portare avanti i progetti per i quali abbiamo chiesto e ricevuto il consenso. Lo spazio di tempo trascorso dalla mia elezione è stato breve per ora, per poter fare un bilancio delle cose compiute. È stato tuttavia un periodo di duro lavoro, durante il quale sono state superate le difficoltà amministrative che si sono presentate. Ritengo che tutto quello che poteva essere fatto nell'immediato è stato fatto e il resto è in fase di esecuzione. I nostri programmi stanno prendendo forma grazie anche alla fattiva collaborazione di tutti i dipendenti comunali, che ringrazio pubblicamente per il loro straordinario impegno, spesso oltre al limite del dovere dell'ufficio. Non intendo divulgarmi sull'operatività svolta, ma posso assicurare che le scelte saranno fatte e prese con grande senso di responsabilità e dette da un solo fine, il bene del nostro paese. La mia presenza sarà attiva e costante per la gente e con la gente a tutti i tavoli, convegni, incontri e dibattiti. Intreccerò relazioni e coltiverò i rapporti umani che sono le fondamentali della politica. Spero di poter cambiare con il mio impegno, quello di tutti i miei collaboratori, la fiducia che i miei concittadini mi hanno dato. E voglio ringraziarvi una volta di più per l'opportunità unica che hanno concesso investendomi della carica più importante che un cittadino possa ricoprire all'interno del mio paese. Voglio concludere questo consiglio facendo chiarezza su alcune situazioni che si sono venute a creare e che secondo il mio pensiero e quello dei miei collaboratori sta impedendo lo svolgimento ordinario dell'attività amministrativa. Non sono solito fare dichiarazioni di questo genere, credo nella conversazione costruttive di questo ne ho dato testimonianza nel mandato precedente da consigliere e assessore. Purtroppo però per il bene dell'operato dei dipendenti comunali di codesta amministrazione
mi permetto di chiedere al gruppo di minoranza di tenere un comportamento conforme a quello che si addice alle opposizioni. Interpellanze, chiarimenti e interrogazioni sono corrette se fatte per fornire un quadro chiaro dell'operato dell'amministrazione e non per insinuare dubbi, fare dichiarazioni poco chiare e non corrette, oppure denigrare l'operato di chi è rimasto alle dipendenze dell'ente e ha saputo, anche nelle situazioni più difficili, portare avanti i servizi ai cittadini. Il lavoro da fare è tanto, le incombenze sono sempre maggiori e per questo la maggioranza è totalmente disponibile ad una collaborazione costruttiva con la minoranza. Chiedo pertanto di evitare dichiarazioni fuorvianti e non rispondenti alla realtà per evitare di creare fraintendimenti sull'operato dell'amministrazione e dei dipendenti comunali nei confronti della cittadinanza. Ci rendiamo completamente a disposizione dell'opposizione e di tutti qualsiasi richiesta di informazione che avete, il vostro sindaco e tutta l'amministrazione. Grazie. Scusi segretario, non so se posso replicare, se posso dire qualcosa o se è finita qua. È stato fatto la richiesta dell'allacciamento dei pali della luce che sono stati messi su 3 mesi fa al contatore, l'avete mandato via. Ci sta, ci stanno lavorando. Perché sono già un po' che sono priorità e come so che ci mettono del tempo. No, no, il discorso è molto semplice, molto chiaro. Ad oggi l'ufficio tecnico è coperto da 2 persone che sono in contratto 557 da altri comuni che fanno per un totale di 10 ore, quindi purtroppo bisogna mettere in scaletta le priorità e portarle avanti. Quindi è nell'elenco delle cose da fare entro fine anno e cercheremo di farlo, anche perché non avrebbe senso avere. L'ho chiesto perché già 3 mesi che sono su, avere corpi illuminati installati non attivati, quindi sarà il nostro premura a breve ma non dipende dall'amministrazione, ma dipende dai carichi di lavoro che ha l'ufficio tecnico, sostanzialmente mettono in fila le cose da fare. Sì, c'è il suo tempo. Purtroppo sì, se avessimo 2 persone all'ufficio tecnico a 36 ore al giorno, sicuramente 36 ore alla settimana sicuramente sarebbe un po' più celere delle 36 ore. Comunque se posso avere una copia del documento che ha detto, la verrà pubblicata. Viene messo agli atti, quindi poi ha detto nella legge. Bene, la resa pubblica.